Chers parents, je voudrais vous expliquer pourquoi apprendre l'italien. Ce diapo vous permettra d'en voir quelques raisons. La première est qu'on aime le pays, on aime la langue, sa sonorité. Donc voilà, je me présente. Sono la professoressa Serena Cassella, insegnante di italiano al liceo e al collège Santo Bonasalle. Sono italiana e ho un grande piacere insegnare italiano per i vostri ragazzi. A presto! Una giornata a Angers? Vieni con noi! Prima la cattedrale. Si chiama la cattedrale Saint-Maurice d'Angers. La sua costruzione termina nel 1025. La cattedrale è oggi un monumento storico e è un monumento importante della città d'Angers. Angers si chiama anche il Castello di Duc d'Angers. La costruzione del castello dura 12 anni e termina in 1242. È un monumento turistico da 1875. Questa casa si chiama Casa di Adamo. È una casa antica e popolare. Questo museo si chiama la Galleria David d'Angers. È dedicato al lavoro dello scultore David d'Angers. Il museo si trova sul sito dell'ex abbazia di Toussaint. Per finire, il teatro. È il teatro principale di Angers con la sua magnifica architettura che si trova in Place du Ralliement.